È da tempo nel mirino degli animalisti l'allevamento di visoni di Capralba nel Cremasco, uno dei 20 in Italia, di proprietà del presidente dell'Associazione Italiana del Settore. Oggi una manifestazione di protesta per l'abolizione degli allevamenti degli animali da pelliccia. Il presidente si difende, nessuna tortura, la domanda di pellicce è enorme. In 8 giorni hanno raccolto 40.000 firme. Morire per una pelliccia, inchiesta pubblicata su YouTube, realizzata dagli attivisti di Esseri Animali e Nemesi Animale, ha fatto breccia nell'opinione pubblica. È stata così forte che la pioggia non cancella la manifestazione di Capralba nel Cremonese. In poco più di 100 si marcia sull'allevamento di visoni più grande d'Italia. 20.000 abbattimenti in un anno e uno dei più avanzati, raccontano gli animalisti, rispettoso di tutte le norme vigenti in Italia e in Europa. Però per gli animalisti non è questo il punto. Non ci interessano minimi miglioramenti della condizione di detenzione di questi animali, ma questi animali possono essere soltanto liberi nelle foreste che li ospitano da centinaia di migliaia di anni e nessuno può prendersi la responsabilità di imprigionarli in delle reti metalliche soltanto per farli diventare dei vestiti, delle pellicce, degli oggetti di lusso e di consumo. Protetto da un cordone di sicurezza, Giovanni Boccù, padrone dell'allevamento, rimane sulla porta di casa. Aspetta che i manifestanti se ne vadano. Gli attivisti intanto raccontano come vivono gli animali, specie dopo la riproduzione. Gabbie metalliche sollevate da terra in modo da che il freddo faccia rinfoltire la loro pelliccia. Nascono alla fine dell'estate e a dicembre vengono tutti quanti uccisi nelle camere a gas. L'hanno chiamata adesso Sì, assassino. ho sentito, non c'è niente di vero. Faccio un lavoro onesto. Loro hanno la libertà di manifestare, noi abbiamo la libertà di lavorare. Nessuna tortura sugli animali, dice Boku, e il business è immenso. La morte dei visoni non è un problema. Col monossido di carbonio. Non soffrono assolutamente perché dopo 20 secondi si addormentano e non si svegliano più. Ed è questo che contestano gli animalisti.